Sono Emanuele Bonera, ho 31 anni, un ingegnere meccanico dell'autoveicolo, laureato presso l'Università degli Studi di Brescia e ho concluso il mio ciclo di dottorato in ingegneria meccanica e industriale con il gruppo di ricerca Autoveicoli. La mia ricerca si è svolta sulla trazione elettrica applicata a un veicolo multimotore in ottica sicurezza attiva ed efficienza energetica. La problematica iniziale era relazionare i sistemi di sicurezza attiva presenti sulle automobili con la trazione elettrica. La soluzione proposta è l'integrazione di tutti i sistemi di controllo nella logica dei motori elettrici. L'attività di ricerca, oltre alla fase di scrittura dei controlli in MATLAB Simulink, è stata affiancata da un'innovativa fase di calibrazione dei controlli con l'ausilio del simulatore di guida, che ha permesso di valutare l'interazione tra i controlli e un guidatore reale. Si sono ottenuti una serie di modelli Simulink in grado di gestire sia la parte di sicurezza che la potenza energetica di un veicolo. L'applicazione di questa ricerca sui veicoli di produzione consentirebbe di adottare un'unica centralina e quindi di semplificare tutto l'hardware e conseguentemente abbattere i costi. In futuro questi modelli potranno essere implementati in una centralina di controllo di un veicolo reale, testati su un prototipo fisico, per poi applicare tutta la ridondanza del codice secondo la norma ISO 26262 per andare a ottenere l'omologazione per un veicolo di serie.